Carnevale a Mileto, il Carnevale Miletese. Siamo alla ripresa dopo il Covid. Una bellissima giornata sia per bambini che per grandi. Sindaco, ci racconti questa manifestazione? Sì, insieme all'amministrazione quest'anno abbiamo voluto fare di tutto affinché si riprendesse con queste e altre manifestazioni, ma con questa in particolare, che richiama un po' l'allegria di tutto il popolo miletese. Insomma, c'è un richiamo di gente enorme, siamo molto contenti, soddisfatti per questa bellissima giornata. E il Carnevale Miletese è una manifestazione allegorica che ormai è un circuito storico di questo Carnevale. Uno, riteniamo, uno dei più importanti della Calabria. Si aspira a diventare ancora tra i primi Carnevali d'Italia, diciamo così. E, logicamente, dopo 3 anni di fermo, non era facile prospettare questa bella riuscita, ma la gente si vuole divertire, è giusto che sia così, e noi abbiamo creato le condizioni affinché si facesse una bella manifestazione completa, con gruppi, coinvolgendo le scuole, insieme all'Associazione Carnevale Miletese, che è un'associazione chiaramente che si interessa da oltre 20 anni nell'organizzazione di questo evento. Questo Carnevale Miletese rientra poi nel programma Carnevale in Arte, che è tutto il progetto finanziato dalla Regione Calabria, cofinanziato dalla Regione Calabria, che vedrà altri appuntamenti importanti, tra cui la festa del 1° maggio, poi ci sarà la festa del 1° maggio, poi ci sarà un'altra manifestazione alla Banda dei Bersaglieri il 9 di agosto con la sfilata dei giganti, il raduno dei giganti e il De André concerto musicale poi quando ci sarà ad agosto, il 18 agosto. Quindi diciamo che è uno di quei progetti che serve a tenere insieme la comunità, insomma.